questa bella occasione che ci ha dato questa sera, ma direi in tutte queste festività natalizie. È bello quello che lui diceva e che io condivido e sottoscrivo. Veramente c'è unità e c'è sinergia. Ma la cosa più bella che vorrei sottolineare di quest'anno, e siamo all'ultima delle occasioni natalizie vissute insieme, è proprio questa ferialità e questa quotidianità. Guardate, questa è la cosa più difficile, perché noi a volte siamo abituati agli show, no? Ai grandi eventi, a vivere relazioni che chissà che cosa debbano avere di speciale. Con Giacomo stiamo sperimentando questa ordinarietà del camminare insieme, questa ferialità. Ecco, questo penso sia un valore bello che la sua persona ha portato al nostro paese, che la sua amministrazione sta vivendo, nella quotidianità, nella discrezione, a volte nella fatica di portare avanti le cose, ma questa è la cosa bella. E quindi stasera ci ritroviamo qui, in quello che è il salotto di casa nostra, no? In quel luogo cuore della nostra città. E questo deve sempre più diventare un aspetto importante. Abitiamo il nostro paese, non rendiamo queste strade vuote. Concludo con un pensiero che mi sta accompagnando da stamattina e che vorrei condividere con voi. Stamattina mi sono ricordato di una frase che diceva Giovanni Crisostomo, un teologo padre della Chiesa dei primi secoli, il quale diceva in una sua omelia, parliamo di 2000 anni fa quasi, diceva: i magi non videro la stella e si misero in cammino, ma si misero in cammino e videro la stella. Non è un giro di parole, è un significato profondo, perché non è che è un fatto eclatante, eccezionale che ci spinge a camminare. I magi non videro la stella e si misero in cammino, piuttosto iniziando a camminare videro la stella. E allora questo è l'augurio che vorrei dare questa sera. Mettiamoci in cammino, camminiamo insieme, facciamo, perché facendo riusciamo a vedere le stelle più che a far vedere le stelle agli altri. Buona serata. Buonasera a tutti e buon inizio anno a tutti. Che sia questo 2023 un anno di ripresa morale ed economico per tutti i commercianti che hanno passato comunque un periodo difficile e diciamo così pieno di difficoltà. Grazie. Riprendendo il discorso di Don Salvatore, facciamo e diamo il meglio di noi per riprenderci la nostra vita e per dare il meglio per le nostre generazioni future. Auguri a tutti. Buonasera a tutti, ha detto già tutto il sindaco e il presidente dell'AICAS, un ringraziamento all'amministrazione comunale del sindaco Giacomo Romano e un ringraziamento va a tutti i commercianti di Brusciano che hanno aderito a questa associazione, che fanno sì che questo fosse un fiore all'occhiello dell'amministrazione comunale, giovane, rosa come dice il sindaco e di tutto a Brusciano. Grazie, arrivederci.